ben ritrovati sul canale d'Animaggio dal vostro Bruno Longhi. Eccoci di nuovo qua sul canale di Daniele all'indomani della gara vera e propria per un'altra ricostruzione della Juventus. La Juventus ieri ha vinto per 1-0 a Palermo e quindi andiamo con questa ricostruzione. Ricordiamo che il gol partita è stato segnato da Dani Alves nel secondo tempo. E il video arriva con un leggero ritardo come ricostruzione. Abbiamo messo la pioggia perché nel secondo tempo ha diluviato allo stadio di casa del Palermo. Allora, Posavec, Gonzales, Rajkovic, Rispoli, Alesami, Gazzi, Liemark, Enrique, Nestrovski, Diamanti e Sallai. Questa è la formazione del Palermo che più o meno è scesa ieri in campo. Invece la Juventus è la stessa squadra, gestendola Daniele, ha messo gli stessi giocatori, ovvero Buffon in porta, Bonucci, Lugari, Berzagli, Pjanic, Chedira, Lemina, Dani Alves, Alessandro, Higuain e Mandžukić. Si parte con questa ricostruzione. Daniele deve cercare appunto l'1-0 e deve cercare il gol appunto con Dani Alves. Partiti. Ilemark, Gazzi, pallone sulla destra a favore di Diamanti. Prova Diamanti, pallone giocato subito indietro dalla Juventus. Bonucci, Rugani, eccolo Dani Alves. Prova ad andare da solo Dani Alves. Azione personale del brasiliano, attenzione. Le finte di Dani Alves, attenzione, ancora Dani Alves. Azione incredibile, Dani Alves calcia il tiro, è fuori abbondantemente alla destra di Posavec, che ieri ha fatto delle parate, un portiere pensate di 20 anni che ha fatto veramente delle parate incredibili. Rajkovic, Bruno Enrique, attenzione, perde il pallone con Higuain. Higuain tocco fuori di nuovo per Dani Alves, poteva approfittarne Higuain, poi Dani Alves va da solo, Dani Alves prova il tiro e c'è il gol! Dani Alves segna lui, anche se nella realtà il gol è arrivato nel secondo tempo, gol che poi è stato attribuito a Dani Alves su deviazione. Qua Daniele fa gol subito col brasiliano, un tiro imprendibile per Posavec, rivediamo. Tiro, diciamo, imprendibile perché era centrale, molto potente, non se l'aspettava forse il portiere del Palermo, che si lascia passare questo pallone sopra la testa e quindi c'è il vantaggio della Juventus quando siamo al 13° minuto del primo tempo. Rajkovic, e ora Daniele deve cercare di amministrare la gara. Dani Alves, Rugani, Barzagli, Lemina, anzi Alessandro, scusate, Barzagli, Buffon, Bonucci, Rugani, Dani Alves, sbaglia, attenzione, il pallone per Sallai, prova Sallai, arriva Rugani, tocca dietro, Gigi Buffon che va a lungo rinvio, scusate, colpo di testa di Higuain, la palla sembra essere buona per Mandžukić, Mandžukić al quale è stato annullato un gol in fuorigioco. Rispoli, Luciano Rispoli, quello del tappeto volante, stiamo scherzando ovviamente, attenzione, la palla recuperata dalla Juventus con Lemina che commette però fallo, calcio di punizione per il Palermo, calcio di punizione per il Palermo che viene a battere Ilemark. Il pallone dentro di Ilemark, colpisce di testa Barzagli, fuori a favore di Higuain che prova a aprire a favore di Dani Alves. Una Juventus non esaltante ieri, lo è stato molto di più il Napoli in serata. Attenzione, il pallone a sinistra per Sallai, Sallai avanza lui, ancora Sallai fermato da Bonucci, poi Rugani prova a aprire di nuovo per Higuain che cerca questo pallone in profondità per Mandžukić, recupera palla con il Palermo, c'è Gazzi, arriva Alessandro, poi ancora Mandžukić, Higuain, Dani Alves, cambia gioco, sbaglia però, attenzione, Diamanti, Diamanti ieri tra l'altro partita nervosissima dall'inizio alla fine. Rugani, pallone deviato, colpo di testa da parte di Higuain, poi Alessandro prova il pallone, no scusate, Lemina per Alessandro, Alessandro prova a centrarsi lui, gran tiro di Alessandro e parata in due tempi di Posavec e poi di mano la tocca a Rispoli. Siamo nel recupero del primo tempo, 1-0 per la Juve, gol già decisivo di Dani Alves. Finisce il primo tempo, una Juventus che sta dominando. Andiamo a fare le sostituzioni che ha fatto Allegri. Allora, è uscito, è entrato Chiellini, non ci ricordiamo più per chi è entrato Chiellini. Allora, sappiamo che è entrato Asamoah che poi si è infortunato per
Alexandro, siamo quasi sicuri. Poi è entrato Hernanes al posto di Pjanic. E poi Chiellini. Togliamo Lemina, perché poi nel finale non mi ricordo se questi tre sono rimasti, Barzagli, Bonucci e Rugani. Chiellini lo mettiamo anche se a centrocampo. Sì, perché poi è successo, arretriamo Chiellini, perché se non andiamo errati la Juventus è rimasta 10 per l'infortunio di Asamoah. Comunque andiamo col secondo tempo, con una Juventus che ha sofferto fino alla fine per difendere l'1-0, poi ce l'ha fatta la squadra di Allegri, però... Allora, i tre cambi dovrebbero essere stati già fatti, infatti vedete che in campo già Chiellini. Eccolo Giorgio Chiellini che prova il tocco a favore di Asamoah. Arriva Asamoah, il tocco poi per Mandžukić che prova il pallone in profondità per Higuaín. Conclusione di Higuaín, alta sopra la traversa, occasionissima per la Juventus. Rivediamo. Daniele non deve neanche forzare più di tanto l'attacco perché se fa un altro gol non possiamo chiamarla ricostruzione. Scusate, il vostro Bruno muore in diretta, attenzione! Dalla saliva di traverso, all'esami. Siamo al 51esimo minuto e siamo sempre 1-0 per la Juventus. Dani Alves, Dani Alves prova questo tiro! Alto ancora sopra la traversa. Buffon che praticamente è stato chiamato a una sola uscita in tutta la gara. Una o due, voglio dire, non ha corso grandissimi rischi la Juve, ha meritato la vittoria alla fine della squadra di Allegri che aveva attaccato di più. Mandžukić, Chiellini, Asamoah, recupera Ilienark e Asamoah che dobbiamo dire non è in un gran periodo di forma tra le vaccate fatte contro l'Inter e... Insomma, si è fortunato anche abbastanza presto. Attenzione al Palermo, deve arrivare Bonucci a chiudere. La palla rimane lì pericolosissima. Cerca di allontanare la Juve. Ancora Asamoah, una Juve che soffre come quella vera per difendere il vantaggio. Attenzione, poi c'è questa occasione per l'attaccante del Palermo. La chiusura, l'ultimo della Juve. E poi arriva Rugani. Attenzione, Rugani prova questo lancio in profondità a cercare Gonzalo Higuaín. Higuaín! Il tiro sull'esterno della rete. Altra grande azione della Juve, lancio di Rugani, tiro di Higuaín. Controlla Posavec. Siamo al 70esimo minuto. Entra Koscev al posto di Bruno Henrique nel Palermo. Ancora 20 minuti, ma ovviamente virtuali. Rispoli, Ilyenmark, Diamanti. Attenzione al Palermo che attacca come quello vero fino alla fine. Barzagli viene saltato, attenzione, Diamanti, Diamanti, ancora pericoloso il Palermo, deve uscire la Juventus con Chiellini che cerca e trova Mandžukić. Mandžukić poi fa questo inspiegabile passaggio, rischia la Juve, Rugani arriva Dani Alves, atterrato, attenzione qua, cartellino giallo, un fallo che ancora non avevamo visto in PES 2017 con il giocatore che si tiene il volto dopo che cade per terra. Altro dei pozzangheroni assurdi e c'è calcio di punizione per la Juve. Rugani, Dani Alves, chiede il pallone Higuaín, arriva Higuaín molto bravo anche nella fase di copertura, ieri si è sacrificato molto il Pipita per permettere alla Juventus di vincere questa partita, attenzione però perché il Palermo attacca ancora, deve chiudere Barzagli ancora una volta e poi Asamoah, Asamoah che non abbiamo modo di farlo uscire rimanendo in 10 perché purtroppo non è che possiamo far fare un infortunio al giocatore, è una cosa che... Il gioco fa più o meno da solo. Attenzione, pallone a sinistra per Chiellini. La Juventus chiude in attacco questa partita. Chiellini gioca poi indietro a favore, attenzione, di Hernanes. Perso malamente il pallone della Juventus. Hernanes, attenzione, pericolo. C'è questa azione da parte del giocatore del Palermo. E poi calcio di punizione per il primo fallo su questo giocatore qua. A fallo di Bonucci, ma assolutamente aveva preso il pallone. Attenzione, fallo inventato perché c'è punizione per Diamanti, la finta di Diamanti, c'è questa conclusione, Buffon! Tiene lì il pallone Gigi. E poi va a lungo rinvio, siamo alla fine, finisce qua la partita, siamo riusciti a fare questa ricostruzione, il gol decisivo di questo signore qua, Dani Alves, fa appunto la rete che decide la partita, a differenza della gara vera e propria abbiamo segnato però nel primo tempo.
Il vostro Bruno Longhi vi ringrazia come sempre per essere stati qua sul canale Dani Maggio. Noi ci ritroviamo presto con tantissimi altri nuovi video. Daniele sta facendo anche tutta l'avventura di The Last of Us con delle live, quindi rimanete sintonizzati, insomma, in compagnia di Daniele. Sempre tempo permettendo arriveranno i pronostici in giornata delle gare di campionato, sempre in base a questo video, se riusciremo a caricarlo prima dell'inizio delle gare delle 15. Questo è il gol decisivo di Dani Alves, Posavez un po' indeciso, ma gran gol di Dani Alves. Il vostro Bruno Longhi vi ringrazia ancora, noi ci ritroviamo presto, rimanete sintonizzati sul canale Dani Maggio. Un saluto a tutti!